is intense. Shit. Hey, Delia, come. Cute dog. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Ok, allora suppongo che questo si chiama Delia, il cane. Vabbè, guardiamo. That dog is fierce. Accarezziamo Delia, senza, non è che ci morde, no? What's her name? Delia. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Quindi siamo uguali. Lei mi capisce? Non è che mi dà una birretta. No, eh. Ragazza ubriaca, frasica, aggiungerei. Sober up, girl. You're missing the show. Sì, mi sa che non gliene frega una cippa questa. Graffito? Damon Merrick again? Who is this guy? Non ne ho idea. Venditore di magliette, maglietta, cartello, vediamo. Che è questo? Freno a mano. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. Sì, ma c'è il tizio davanti, penso che rimarrebbe schiacciatissimo, no? Yeah. No shit. This car could slide down any minute. Questo non abbiamo capito. Ok, allora la macchina se ne può andare a far l'uovo in qualsiasi momento, abbiamo capito. Allora, maglietta, prendi, non mi pare il caso, guarda. Venditore di magliette, dica, quanto le devo? Ah, non ci abbiamo un cent. Hey, $20 for a t-shirt. That's really expensive. Dick. Ma cos'è? Ma che prezzi? Dica. Mi scusi, eh. Allora io proverei a prenderla così. La. Hey, I told you $20. You looking to get beat? That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Sì, e che te inventi qua? Cioè, posso dire? Che te inventi? Comunque guardi che non si danno i schiaffi, eh? Cioè bastava dire che cosa fai, giù le mani, chiamo la polizia, no? Che prendi a schiaffi, cioè. Cos'è? Allora, scale. Decisamente mi sa che non ci si può passare da qua. Va bene. Allora, guarda, parla. Frank Bowers? What is he doing here? Vabbè, parliamo con Frank. Yo, Frank. Hey. Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? God. The internet. How else? Seriously? Fucking kids. Allora, hai dell'erba? Vieni qui spesso a dopo. Vabbè, chiediamogli un po' tutto. So, you come here a lot, or... Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Vabbè, hai dell'erba. Okay, so, you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the $175 you owe me. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. Lascia perdere, mi fai un prestito? Bah, proviamo, che te devo dire? How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Never mind, Ben. Suit yourself.
Vabbè, dovremmo smettere però, Clocco. Siringhe? No, dai, no, 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 non si può, Clocco, no, no. No, thanks. No. I try to avoid hepatitis when I can. No, 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 assolutamente. Poster? Classy. Beh, sobrio, sì, sobrio. vuoi dire sobrio? Di sobrio, ma non direi. Bersaglio, guarda. Reminds me of the way I make important life choices. A caso, cioè a casaccio, dogoglio goglio, perfetto. Ma volevo riparlare un attimo con Frank, vediamo un po'. She returns. Ah, no, niente, non abbiamo i soldi, quindi ci dà una ceppa, quindi damose, Clocco. I'll see you later. Whatever. Sì, sì. Dobbiamo trovare quindi i soldi per lui. Trovare un modo per prendere la maglietta lì. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Ma questi sono fattissimi, imbriachi fragili. Dica, c'ha una birretta? Grazie. No, eh. Dunque, coltello addirittura. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Ok. Guarda. Sketch Central. Viscidume, Aviscidoni. Dunque, guarda. Cold beer, free for the taking. Subito, vai. Oh, soddisfazione. Dai, Clocco. Famose una bevuta. Una bella biretta. Vabbè, no, più bevi meno ricordo. Posso prendere un'altra, tipo? No, eh. Cioè, già te la sei bevuta? Madonna, cos'è? Allora, lama, un uomo mio, questa fa male, attenzione. Graffito, guarda. Graffiti everywhere. I think they missed a spot. Graffito, vediamo. Ah, lo fai tu. Bene, bene, bene. Occhio malefico, falla girare. Ma cos'è? Oh, mamma mia. E che ci facciamo? Un occhio malefico? Falla girare. Proviamo. So che fa. Sit and spit. Siediti e falla girare. No, vabbè. Vabbè, tizio ubriaco, fracico direi, guarda. 300 dock workers laid off, their pensions cancelled. God, Prescott's a real tool. Allora, leggiamo. La Fondazione Prescott, gentile membro dell'Associazione dei Lavoratori Portuali di Arcadia Bay, in seguito al fallimento dell'Arcadia Bay Marine Corporation e alla sua acquisizione da parte della Fondazione Prescott, siamo spiacenti di informarla che il suo rapporto di lavoro insieme a quello di altri 307 membri del suo sindacato si intende terminato a ricevimento della presente. Voglia notare inoltre che la fondazione liquiderà tutto il capitale della ABMC, incluse le pensioni degli scaricatori di porto, come parte del pagamento del debito dell'azienda. Le ricordiamo inoltre che il suo contratto di lavoro le proibisce di diffondere qualsivoglia pratica o modus operandi dell'azienda, inclusi i particolari di questa riduzione dell'organico. Le porgo i miei migliori auguri, cordiali saluti, Sean Prescott. Su sta musica ci sarà il copyright? That's totally me in five beers. Dai. Ok, three. Grandissima. Allora, dobbiamo trovare un modo per fregare la maglietta a questo. Dare i soldi a quest'altro e... testa di cervo. Ma cos'è? Don't you judge me, spooky beerhead. I'm here for the band. Il cervo vede tutto, attenzione. Allora, io direi freno a mano, ma quello poi fa una brutta fine. Rilascia. Infatti mo c'è scritto rilascia, prima non c'era. Proviamo. Damose. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Oddio. No, 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 no. Come on. Thanks for playing, Dick. Allora, a sto punto ci possiamo prendere la maglietta. Damose. Oh, yeah. Sweet, sweet victory. That's like 200 bucks.
Ruba i soldi, lasciali lì. No, io li lascio lì. Così non te prendi l'erba. No. No, non si fa. Allora, bong. Nothing sadder than a neglected bong. Ok. Ma quindi, allora, vogliamo approfittare un attimo, visto che abbiamo preso la maglietta, per leggere. Allora, abbiamo leggiamo Max. Max Caulfield, l'ex migliore amica scomparsa. La fotografia è al primo posto nella sua lista di priorità, o comunque sicuramente più in alto di me. Vi ricordo. Usa persino quelle vecchie macchine fotografiche istantanee. Non fa bene a nessuno vivere nel passato, ma non sarò di certo io a dirle come deve vivere. Quando eravamo piccoli ci travestivamo da pirati, mangiavamo gelato, disegnavamo degli stupidi fumetti in cui avevamo dei poteri e salvavamo il mondo e altre stronzate del genere. Poi papà è morto, suo padre ha trovato lavoro su al nord e così si è dovuta trasferire a Seattle. Se n'è andata nel momento in cui avevo più bisogno di lei. Grazie Max per avermi insegnato che non posso fidarmi di nessuno. Dico sul serio, è una gran lezione di vita. Vabbè, ma non è stata colpa di Max, cioè magari che si siano perse, sì, però il fatto di essersi trasferita no. La cosa peggiore è che anche se non ci parliamo da mesi, anche se hai ignorato i miei messaggi così tanto da farmici rinunciare, anche se so che in fondo non gliene frega più niente di me e che probabilmente ha dei nuovi amici in quella cazzo di Seattle, mi manca un sacco. Se domani tornasse e mi chiedessi di giocare ai pirati o di fare delle stupidate con lei, io la riaccoglierei nella mia vita in un battibaleno. In un battibaleno. Ok. Ah, questo è il papà. Allora, se avessi un grammo d'erba per ogni volta che degli psicologi o dei terapisti hanno cercato di farmi scrivere cose su papà negli ultimi 2 anni, a quest'ora non avrei più bisogno di comprare fumo da Frank. Credono tutti che queste sessioni mi aiutino a superare la perdita o cose del genere, come se qualche riga d'inchiostro su papà potesse aiutarmi a dimenticare che le sue budella probabilmente sono ancora appiccicate alla parte inferiore di un camion. E poi cosa vogliono che scriva? Che era il padre perfetto, che era sempre divertente e non si arrabbiava mai? Che mi trattava sempre come un'adulta? Che lavorava duramente per rendere le nostre vite migliori? Che mi faceva sempre ridere anche quando facevo la testarda, che cantava nella doccia e che odiava gli ipocriti? Che il suo barbecue è ad arrugginirsi in giardino perché né io né mamma riusciamo ad usarlo o a buttarlo via e preferiamo fingere di non notarlo? Se è così che si supera il dolore di una perdita, allora vaffanculo. Ecco, appunto. Dunque, io andrei avanti a sto punto. No, questo l'abbiamo letto. Ecco, facciamo Frank. Pur essendo uno spacciatore, Frank Bowers è tutto sommato un tipo tranquillo. Gli piace fare la parte del duro e non ho dubbi che in vita sua abbia fatto ben più di una cazzata. Ma per me è come un cagnolino. Più cerca di ringhiare, più è carino. Ormai è quasi un anno che compro erba da Frank, non ho quasi mai abbastanza soldi per pagarlo e per questo ogni volta mi dice che è l'ultima volta, che non è un mio amico, eppure poi continua comunque a darmi la roba. Non è adorabile? Ovviamente non l'ho mai fatto incazzare sul serio, magari non mi sembrerebbe così tenero se succedesse qualcosa di brutto tra di noi. Ho sentito che esci con dei tizi che si occupano di roba ben più losca del vendere erba ai ragazzini. È difficile immaginare Frank insieme a gente messa così male, ma chi sono io per giudicare, giustamente. Per adesso continuerò a sperare che la memoria di Frank per i debiti sia peggiore persino della sua abilità a fare il duro. Allora, successivo, chi altro c'era? Ah, il fidanzato, credo, della mamma. Anche se a volte sembra che faccia di tutto per farmi cambiare idea. Ah no, è la mamma. Non odio mia madre. So che per lei è stata dura dopo la morte di papà. I soldi scarseggiano, il suo lavoro da cameriera in un dinner non è esattamente gratificante e io non sono proprio il tipo da dare soddisfazioni di tipo scolastico, come se slinguata ambroia. Ma allora perché deve rendere le cose più difficili per entrambe? Quando fumo una canna o quando esco di nascosto per andare a un concerto, lei pensa sempre che sia un attacco diretto alla sua figura di madre.
Dovrebbe essere felice che io mi stia prendendo cura di me stessa invece di sfogare la mia frustrazione su chiunque. Non era così quando c'era papà, era forte. Poi qualche mese fa ha portato a casa un coglione peloso che ha mandato tutto in merda. David Madsen, un mostriciattolo disoccupato idiota senza palle, ossessionato con l'esercito, che ha promesso di rimettermi in riga, stronzo. Ho cercato di parlare a mamma delle mie preoccupazioni, eppure il virus si sta diffondendo ogni giorno di più. Inizio a temere che l'influenza di David sia una di quelle malattie letali a lungo termine. Penso che abbiamo finito. Ok, l'abbiamo letti tutti. È importante leggere perché questo, trattandosi comunque prima di Life is Strange, è bene che diamo un'occhiata. Ah, ci sono anche i messaggini. Vediamo, mamma. Cieni con noi? No, aspetta, sì. Cieni con noi? No, grazie. Pensi di andare a casa stasera? Non penso. Elliot. Spagnolo è andato da Gani. Sono fortunato se mi sono beccato un 6. Uff. Lo sento. Forse mi sono salvato. Figo. Che fai? Niente, esco più tardi. Ah, ok. Frank. Vediamo un po'. Ho la tua merda, però non ho grana, affari tuoi, me la puoi tenere per un giorno? Ah sì, sono la tua cliente preferita, ah sì, Frank, hai della roba? Mi devi ancora dei soldi, manderei un sicario, certo, scherzaci via SMS, pronto, usi questo cell per spacciare, dai fammi un favore, se hai la grana ci vediamo, arg, un'altra volta. Max? Oh, vedi i messaggi. Scusa se non ti ho più scritto all'email, è meglio se messaggiamo. Io Max, come va? Ci sei? Mazza, dal 4 gli hai risposto il 13. 2, 4, 13. Non ho avuto tempo, scusa. Se altro ti piacerebbe, adesso ti racconto. Figo, posso fare l'autostop? E ciccia, niente, ammazza quanto... Dal 13 novembre... Gli hai riscritto il 28. Scusa, mi faccio che ti chiamo, ok? No problem. Sono le 7 Arcadia Bay. È 2019 a Seattle. Vero, magari nel fine settimana. Ok, quando vuoi, dimmi tu. Oi, Maximus decimo meridio. Che mi racconti? Niente, sparì. Poi è sparita proprio. Adios. Basta. Ok, abbiamo letto tutto. Meglio così. Almeno ci si capisce pure meglio. Io non so dove devo andare, però, a questo punto. De là? Se può correre qua dentro, no. Posso abbiamo... Ah no, questa no. È una porta che si apre. Devo passare sopra il morto qui, l'ubriaco. Folla. Guarda. Damn, there are a lot of people here. Ma veramente sono in tre. Fatti avanti a spintoni. Here we go. Ma cos'è? Fuck. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Andalo a cagare. Vabbè, mi scusi, eh. Non sono incidente. Yep. My bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope. Don't care either. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Hai sbloccato un nuovo dialogo. Ma in che senso? Ma con questo? Come abbiamo fatto con butta fuori? No. Vabbè. Ragazza tranquilla. Lei è molto tranquilla, eh? È fattona, no tranquilla. Allora, scala, vai di sopra. Adesso possiamo andare, allora. Andiamo, se glocco. Fuck, yes! Finally made it! I can't believe it! Yeah.
Vabbè, ma esci, no, no, che questo è tutto Gobi. You spilled my beer, bitch. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Insulta, scusati. Ma ci siamo già scusati. Molto insulto che m'hai rotto. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butt hurt over a spilled beer. I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Hey, dickhead. Attacca, scappa. No, io toccherei. Scegli attentamente questa azione, avrà delle conseguenze. Attacchiamo, cattivi e cazzute. Rachel? Come on. Hurry up. Let me go, Frank. Not gonna happen. Calm down. Come on, man. Walk away. Screw this. Bullshit. Get the fuck out of here.